Fabio Rolfi, assessore regionale agricoltura. Allora, firmato oggi il protocollo per l'eradicazione della nutria, quali sono le novità? La novità è che coinvolgiamo anche i parchi, anche i consorzi di bonifica nella lotta contro la nutria, perché la nutria non conosce confini amministrativi. Quindi voglio fare sistema con tutti coloro che hanno a che fare con il territorio, hanno responsabilità gestionali nel mondo agricolo, province, comuni, consorzi di bonifica, parchi, riserve di ogni tipo, per combattere insieme la nutria e avere uniformità di azione sul territorio. Chiedo a tutti gli enti, le province in primis, un report comune per comune, perché voglio appunto stimolare un'azione uniforme, che è quella che può servire per raggiungere risultati più efficaci e palpabili nel contenimento della nutria. Ecco, però la provincia di Cremona non ha firmato il protocollo, come mai? Ti chiederò alla provincia, è l'unica provincia lombarda, della bassa Lombardia, indipendentemente dal colore politico, che non ha firmato. Spero che ravveda nei prossimi giorni. Ecco, un ultimo punto, i sindaci dei comuni si sono tutti lamentati per le scarsità delle risorse. Vengono raddoppiate, passiamo a 200-400 mila euro, sono consapevole che sono ancora poche rispetto all'intensità del problema. Due le strade, uno chiedere a Roma e al governo, cosa che abbiamo già fatto, ma torneremo a sollecitare anche attraverso i parlamentari lombardi risorse. Avere una legge nazionale per eradicare la nutria e non finanziarla è un controsenso. Servono soldi nazionali, un piano nazionale contro l'emergenza nutria, che è un'emergenza seria per l'agricoltura più produttiva d'Italia e d'Europa, che è quella lombarda della Pianura Padana. La seconda strada importante è, attraverso le province, migliorare l'attività di gestione della nutria, ad esempio riducendo i costi di smaltimento della carcassa con gare centralizzate o promuovendo l'interramento dove possibile, per liberare più risorse da dare ai comuni per sostenere le spese dei gruppi comunali.